Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata di Biblioboom. Ciao Francesco. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Boh, sai, il Buonasera. podcast qua lo guardano, lo sentono, lo ascoltano, lo vedono perché abbiamo deciso di metterci la faccia qualche anno fa. Oramai qualche anno fa, oh, sta invecchiando anche come Sì. podcast man, diciamo, Elios, te lo voglio Penso dire. più o meno da quando siamo partiti con la radio, boh, 3 anni, 2 anni e mezzo. Tre o quattro anni che Anni e mezzo, abbiamo. tre, Che facciamo? Vabbè, sì. però devo dire che ogni volta è un piacere, è sorprendente, sorprendente perché ci giochiamo spessissimo delle meravigliose carte come quelle di questa sera, Elios. Assolutamente, assolutamente. Questa sera ci occuperemo dei più piccoli per davvero. Oggi stasera parleremo del progetto Nati per Leggere. Abbiamo due ospiti che però faccio presentare a te perché so che vi conoscete molto molto bene. Allora, sì, però io vorrei presentarle in presenza, visto che finora, eccola qua, Alice e Alice. Beatrice. Ciao! Ciao. Ciao a Ciao! tutti. Allora, Ciao. lo dico perché Elias mi prende in giro che uso spesso la parola meraviglia, però stasera devo dire che è veramente meravigliosa. Guarda come cambiano i colori di questa inquadratura, Elias. È Quindi vero. noi due sembriamo dei poverini, guarda poi, guarda, arriva colore, luce, gioventù e giovinezza. Assolutamente. Sì, poi io dalla prima puntata che sto litigando con le lampade di Anch'io questa le ho sala. provate tutte, però allora non è più una questione di lampade, ma sicuramente è una questione di generazione, dai, diciamo così, Dai, diciamo dai, dai, così. giochiamocela così. Beatrice e Alice, due fantastiche bibliotecarie. Beatrice, Wow. È sì, un ascolta, adulatore, Francesco. abbiamo, Sì, no, 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 decisamente. devo, fantastiche bibliotecarie perché veramente io ho il piacere di lavorare insieme a loro per un pezzettino del, immagino, nostro lavoro, no? Ognuno di noi poi ha la sua biblioteca, però facciamo questa cosa meravigliosa insieme con Nati per Leggere. Che non è solo nell'osservatorio, adesso poi ne parliamo, no? Però con queste due bibliotecarie ci incrociamo spesso, anche qualche giorno fa, perché diciamo che hanno veramente la testa su Nati per Leggere. E vabbè, facciamo parlare un po' loro, così ci dicono dove lavorano e cosa fanno. A come Alice, cosa ne Inizio pensi? io. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Alice Favaron, bibliotecaria di CSBNO. Lavoro sulle biblioteche dell'Alto Milanese e mi occupo ormai da un po' di anni di Nati per Leggere, delle attività di promozione alla lettura per i bambini e collaboro con Beatrice all'interno della redazione Nati per Leggere Lombardia. Boh, come Beatrice. Wow, siamo proprio perfette. Allora, io sono bibliotecaria, lavoro a Concorrezzo invece, che si trova all'interno di Cubi come sistema bibliotecario, e faccio parte appunto anch'io come Alice della redazione di Nati per Leggere Lombardia, faccio anche parte con Francesco dell'osservatorio editoriale di Nati per Leggere. E niente, siamo tanto onorate di essere qui stasera, No, ma no, siamo adulate. veramente qua oggi, siamo felici noi, che portiamo anche Nati per Leggere nel nostro podcast. Sì, come Alice, prima prima. domanda, quella più semplice, Francesco, giusto per entrare proprio No, però ti sull'argomento. posso interrompere un secondo, perché Alice prima ha preparato un jingle iniziale legato alla lettura e al libro. Io ti propongo, Alice, di lanciarlo. La lettura è rassicurante. Ah no, i Eccola qua. Rassicurante. libri sono rassicuranti. Vai, Elios, con la tua prima domanda, Beatrice. No, la prima domanda era molto semplice, era per spiegare a chi ancora non lo sapesse che cos'è Nati per Leggere. È proprio la domanda più banale, più semplice. A chi vuole. Buon come Beatrice. Va bene, allora, Nati per Leggere è un progetto che è diffuso su tutto il territorio nazionale ormai da tantissimi anni, 1999 è la data di inizio di questo progetto.
È un progetto che nasce dalla rete tra l'Associazione Italiana Biblioteche, il Centro per la Salute del Bambino e l'Associazione Culturale dei Pediatri Italiani ed è diffuso nelle biblioteche, negli asili nidi, nelle scuole dell'infanzia, viene portato avanti nei reparti pediatrici, in consultorio se ne parla, dal proprio pediatra di famiglia ed è un bellissimo progetto che ha come obiettivo quello di stimolare sostenere i genitori in un'azione specifica, quella di leggere ad alta voce una lettura condivisa con il proprio bambino, fin da subito, fin da che i bimbi sono nati. Ovviamente ci sarebbero tantissime cose a dire su questo progetto. Però Alice ci può un po', come dire, raccontare delle azioni che non devono per forza essere azioni prese da organizzazioni grandi, ma anche quelle che sono, che spendiamo ogni giorno noi piccole o grandi biblioteche, nella nostra regione. Certo, è proprio l'idea di portare la lettura in famiglia, l'importanza della lettura in famiglia per quelle famiglie con bambini in età prescolare e in realtà quando i bambini ancora non sono nati, perché in realtà la lettura è importante ancor prima. Quindi sì, poi le azioni sono anche azioni semplici, l'idea comunque di diffondere l'idea di quanto sia davvero importante la lettura, il libro all'interno del nucleo familiare, la lettura come relazione, come momento di contatto che permette poi tutta una serie di benefici grandi proprio sullo sviluppo del bambino, proprio nell'ambito della salute del bambino. E questa è un po' la novità poi di Nati per Leggere. Accomuna tutte e tre, me, Beatrice e Alice, un progetto editoriale che è quello della realizzazione come lo vogliamo chiamare? Lo vogliamo far vedere? Ce l'abbiamo il nostro Sì, ce meraviglioso ne abbiamo due progetto. copie. La guida Eccola qua. nazionale che esce proprio grazie ad AIB che la edita, Nati per Leggere. E lì adesso arriviamo da come dire, da un tour molto veloce. A marzo è stata presentata, però abbiamo fatto un anno più verso la fine dell'anno un lavoro pazzesco, perché sono stati presentati oltre 1.400 pensati, oltre 1.400 libri e poi comunque la selezione che andava ognuno di noi a giustificare il perché di questo libro. E devo dire che in questi momenti di redazione è eccezionale, è fantastico, perché ognuno arriva con delle parole eccezionali rispetto al libro, alla pubblicazione, all'autore, al senso e al valore del libro all'interno di un percorso Nati per Leggere. È vero, è vero quello che dici, Francesco. Perciò chi vuole iniziare un po' a raccontare della nostra meravigliosa guida. Ma magari inizio io raccontando chi lavora alla guida, quindi l'osservatorio editoriale di Nati per Leggere. Allora, il lavoro, innanzitutto, questa guida ha come periodo di riferimento il biennio 21-22. Quindi i libri che trovate all'interno sono libri pubblicati in questi 2 anni. Chi lavora alla ricerca dei titoli da inserire nella guida sono bibliotecari, bibliotecarie, sono pediatre, esperti ed esperte di letteratura per l'infanzia, pedagogiste, libraie, quindi un universo piuttosto variegato, molto bello e molto interessante anche per questo. Siamo all'incirca 36, se non sbaglio, da tutta Italia. E il lavoro che è dietro è un lavoro grande, molto importante, perché è un lavoro continuo di ricerca all'interno dei cataloghi degli editori italiani ma anche stranieri. E poi è un lavoro invece collegiale di critica, di valutazione, di selezione per arrivare poi a una rosa di titoli. E i numeri sono abbastanza importanti. Alice, forse hai sotto mano i numeri. Ecco, la donna dei numeri. Diamo i numeri. No, alla fine, comunque, questo grande lavoro di ricerca, di selezione, di analisi ha portato poi a una guida estremamente ricca.
sono comunque 285 libri che vengono citati all'interno della guida, quindi sono tanti, sono 285 libri per 69 marche editoriali. Quindi una guida che è molto ricca, che ci dà un sacco di spunti, perché un po' la parola chiave noi amiamo dire che è quella di bibliodiversità, cioè offrire tanti spunti, tante idee diverse ai genitori e poi anche ai bambini, in modo che poi sostanzialmente sviluppino il loro gusto. Quindi davvero una serie di spunti molto variegata. Poi è chiaro che la guida è organizzata, ci sono anche delle indicazioni di età vicino a ciascun libro, ed è, come viene poi sottolineato all'interno della guida, un'indicazione di età che però deve essere presa in modo flessibile, perché poi la chiave è quella dell'osservare i bambini, perché poi ogni bambino ha i propri ritmi e ha i propri tempi, quindi diciamo un po' l'osservazione attraverso la quale poi possiamo realmente capire quali possono essere i libri più adatti ai bambini. E oltretutto la guida riunisce questo grande, insomma, ventaglio di proposte poi in 5 sezioni. Per citarle, prendo i miei appunti. Prima e dopo la nascita, con tutti i sensi, alla scoperta del mondo, la musica delle parole e viaggio tra le storie, che è poi la sezione più corposa, perché insomma le storie sono tantissime, di tutti i tipi e di tutti i generi. Questo ah no, scusami. No, vai bene. No, volevo solo dire no. Che accompagniamo da meno 9 mesi, cioè da infanzia, io sono d'accordissimo con quello che dicevano prima Beatrice e Alice, da meno 9 mesi fino a 6 anni andiamo a cerchiamo di inserire l'elite dell'editoria, in questo caso 21-22, che devo dire, quest'anno ci sono dei titoli meravigliosi. Vai Bea. No, sì, no, volevo solamente fare una precisazione. La sezione delle storie, ad esempio, di cui parla Alice, è una sezione molto ampia, perché comunque la guida un po' riflette il panorama editoriale italiano. I libri di storie sappiamo che sono i libri più pubblicati, così come ci sono tanti libri sulla natura, perché è un argomento che sta tirando alla grande nell'editoria. Oppure, non so, la sezione dedicata ai bambini appena nati è una sezione meno corposa, perché si pubblica meno. Oppure ancora, ci sono tantissimi libri che sono questo mix tra divulgazione e poetici, che prima non c'erano, non esistevano. Quindi la guida riflette un po' quello che è il mercato editoriale italiano, e questo è un aspetto molto interessante da tenere in considerazione. Quindi anche l'attualità poi dei testi che vengono pubblicati e vengono proposti. Vabbè, sulla guida potremmo raccontare un sacco di cose, però Elios, ci rivolgiamo a te, che sei l'unico che, diciamo, non è nel mondo dei più piccoli. Diciamo che è fondamentale avere degli strumenti, e la guida è uno strumento, perché è fatto da persone che lavorano intorno a questo mondo, che si occupano di bambini in questa fascia d'età, che vivono realtà, che promuovono la lettura per questa fascia d'età. E allora diciamo che ci sono dei personaggi tipo Alice, Beatrice e anche altri che hanno dato veramente un contributo rispetto a quelli che sono i libri belli che funzionano, perché poi ad un certo punto li sperimentiamo con i nostri utenti, piccoli utenti, attraverso le giornate, attraverso i momenti, attraverso gli asili nido, le materne, i primi anni della scuola elementare, insomma. Questi libri, diciamo che sono rodati già, ma che hanno tutte le potenzialità per poter diventare uno strumento fondamentale per chi lo legge. Ma io quello che volevo chiedervi a tutti e tre, perché capita molto spesso alla biblioteca di Sesto San Giovanni, a quella dei ragazzi, sentire le mamme che dicono: ah, ma come leggi bene Francesco, i bambini stanno... È vero, dai, non fare il modesto. Ma quindi, cioè, la domanda è questa: com'è che bisogna leggere ai bambini così piccoli? Perché, come dicevate prima, bisogna anche saper leggere, bisogna avere anche delle competenze. Poi è ovvio, da genitori, poi spesso e volentieri si impara a essere genitori, non è che si hanno tutte queste competenze, però ecco, se si potesse
dare qualche consiglio su come leggere Ai più piccoli. ai più piccoli. Ma io credo che una parola chiave sia coinvolgimento. Cioè, una cosa che mi capita spesso di dire magari alle mamme, ai genitori in generale, che non è una performance, cioè di non pensare di arrivare e fare la lettura animata della vita, lo spettacolo teatrale, non è quello. No, Infatti, infatti spesso proprio si lì parla volevo arrivare. proprio di lettura a bassa voce, più che ad alta voce, è il coinvolgimento. Cioè se, infatti una cosa che anche dico è di scegliere un libro che poi ci piace, che piace anche a noi, che quindi possiamo leggere con voglia, con piacere e divertirci, perché poi quella secondo me è proprio il massimo per rendere davvero una lettura bella, il momento di relazione, quindi il coinvolgimento della lettura. Questo è un po' il mio suggerimento. Sì, l'altra cosa che possiamo dire è anche questa, che ai bambini piace il libro perché piacciamo noi, nel senso che è una cosa conseguenziale. Se a me il libro piace, lo leggo con passione, lo leggo con piacere, di conseguenza piacerà al bambino. E poi non dimentichiamo che al bambino piace la voce dei suoi genitori, piace la voce della sua mamma e piace la voce del suo papà, quindi non c'è bisogno di avere delle capacità, non bisogna fare un corso di lettura ad alta voce per leggere al proprio bambino. Assolutamente no, basta tenerlo vicino a sé, il contatto è una cosa molto importante, il contatto fisico, perché rassicura, perché è un segno di affetto, e poi partire per avventure, storie. Anche perché, vabbè, è successo a me, penso che sia successo a qualsiasi genitore, poi capita magari lo stesso libro di leggerlo quel milione di volte. No, ma Certo, rassicurante, certo. la domanda mi viene posta sempre, no? Cioè, ma come facciamo a leggere un libro? Dico, per i vostri bambini il più grande lettore è la mamma o il papà? Dico, a volte i nonni, però i più grandi sono la mamma e il papà, perché c'è tutta una storia di stare insieme, di contatto, di sentimento, di voce che già conosco da prima che io nascessi. Insomma, c'è tutta una serie di cose che vengono ad amplificare questo momento. L'unica cosa che io veramente rinforzo sempre, nel senso ogni volta che becco genitori che poi ti danno valanghe di domande, dico che quel momento sia solo anche di 5 minuti, ma deve essere il momento privilegiato dove io non sono col libro, il bambino in braccio, il mestolo che giro il sugo perché fra un po' devo mangiare, no. E 5 minuti, e quei 5 minuti de devono essere privilegiati. Devo creare delle routine e tra le routine metto il libro. Non a quell'età, più siamo piccoli, più la forbice dell'attenzione si riduce. Perciò bisogna avere la pazienza di poter aspettare quella che è poi le attese per i bambini e la potenzialità di poter ascoltare di più le storie. Perciò è fondamentale questa cosa qua. Sì, trovare dei luoghi adatti è una cosa molto importante. Spesso a me capita di mamme e papà che raccontino che la lettura non funziona, ma la lettura viene fatta in un contesto in cui ci sono televisore acceso, tantissimi libri, che poi diventa quasi distraente avere troppi libri sotto mano, meglio pochi, i giochi in mezzo al tappetone, genitori che si scoraggiano perché i libri vengono messi in bocca o perché vengono lanciati, invece fa parte del processo. Allora, purtroppo tengo anche il tempo e abbiamo un minuto. Abbiamo sforato di 5, ve lo voglio dire. Stasera È era da volato il andare tempo. avanti, era da andare avanti fino a lunedì, Sì. però purtroppo siamo già a 20 Non siete minuti. le uniche, funziona sempre così, volevo assicurarvi. Se volete richiamarci, siamo disponibili, Alice, No, ma vero? noi, a noi ci fa È veramente. Beatrice che si offre, No, se ci date l'ok, noi veramente la chiacchiera rispetto anche a dei libri. Perciò, come chiudiamo questa meravigliosa avventura di Biblioboom con Nati per Leggere? Con il vostro libro più bello da consigliare. Vabbè, io li so già. Non più bello, quello difficilissimo. che più secondo voi può essere spendibile da genitore. Sono tantissimi, oh Uno, mamma! Alice, uno, Beatrice, uno. Se vuoi ti consiglio l'animale. Chi ha il coraggio? Chi Di ha il Silvia coraggio? Borando, edito da Ah, ok. Minibombo.
Ha della mini bomba, assolutamente. Sì. Bea? Beh, io questo invece è qualcosa per i più piccolini, quelli dell'Ash B, la nanna, la pappa, sono perfetti. Quelli belli. Anch'io do un consiglio che non è un titolo, ma è un modello di libro 0-6 mesi, 0-12, diciamo. Sono i libri fotografici, quelli che un tempo si chiamavano i librotti, adesso ci sono delle evoluzioni fantastiche, dove il bambino inizia veramente a fare le prime analogie tra quello che vede e mangia e quello che magari vede raffigurato nel libro, perciò è catturato. E poi non dobbiamo dimenticarci dei libri per i piccoli, quelli appena nati, 4 mesi, 5 mesi, che sono i libri in bianco e nero, vero, con sfondo bianco e il disegno, il colore nero, il cavallo nero, la forma nera, o al contrario. Io posso dire quello che è un po' vecchiotto, all'età, non so neanche che età abbia, era un grande classico che era il Bruco Mai Sazio, quello è uno che ho letto. Lo utilizziamo tutti sempre almeno una volta alla settimana, Elio, ti assicuriamo. Intramontabile. Grazie Beatrice, grazie Alice, a voi. È stato bellissimo. E sicuramente alla prossima, Elios. Chiudiamo quasi in tempo e ringraziamo Beatrice e Alice. Quasi. Grazie a voi. Alla grazie, prossima. Un piacere. Ciao. 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 Ciao.